Abbiamo rivoluzionato il mondo del desk setup, una commissione di ingegno e creatività tra ingegneri e designer. E quello che vedete ora è il miglior desk setup di sempre. Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Nerd Club, io sono Ghela. Quello che vedete alle mie spalle è un desk setup sicuramente non in linea col canale in generale. Io non sono bravo a realizzare cose con questo stile, infatti c'è lo zampino di una persona. Molti di voi già la conoscono, alcuni no, lei è Serena, vi lascio il link qui nelle info e in descrizione per andare a vedere il suo canale, anche perché esattamente in questo momento anche lei ha caricato un video proprio per spiegarvi come ha realizzato questa postazione. Infatti io vi parlerò soprattutto del lato più tech, più nerd, perché ve l'ho detto, non sono molto bravo in questo. Ho parlato però fin troppo, quindi direi di far partire la sigla e noi ci vediamo subito dopo. Come avete potuto vedere dalle immagini, questo setup si basa sostanzialmente su un portatile, nel nostro caso un MacBook Pro, perché abbiamo voluto dare un po' una linea, per così dire, di stile al tutto. Ogni cosa infatti si rifà al mondo dell'alluminio, l'alluminio satinato classico per quanto riguarda il mondo Apple, che è stato copiato praticamente da tutti. Che cosa strana. È ovvio che voi potrete poi mettere qualsiasi portatile, dipende da voi. Non mi soffermo quindi più di tanto su questo aspetto perché non è così importante. L'unica cosa che posso dirvi è che sotto a questo MacBook Pro c'è un bellissimo stand 12 South. Lo avete già visto in un unboxing che ho portato qualche tempo fa, è in acciaio, super resistente e può essere adattato a tantissimi portatili. Infatti all'interno della scatola potrete trovare alcuni adattatori per qualsiasi MacBook ma anche qualsiasi altro ultrabook più o meno delle stesse dimensioni. Questo desk setup si presta un po' a tutti coloro che hanno bisogno di portabilità, quindi utilizzano un notebook, però a casa preferiscono sicuramente lavorare su un monitor molto più ampio, magari anche con periferiche più comode, quindi tastiera e mouse. Per raggiungere un po' questo scopo abbiamo deciso di optare per un monitor Acer da 27 pollici Quad HD IPS, quindi parliamo di una risoluzione di 2560x1440 pixel. Il pannello è molto bello, lo vedete voi stessi, i colori sono vividi, i neri non certo quelli degli OLED, ovvio, però sicuramente si avvicinano molto. L'IPS è di per sé comunque uno dei pannelli più utilizzati per il mondo del lavoro, perché offre colori vividi e soprattutto realistici. Potete collegare il vostro computer sia tramite HDMI, DisplayPort oppure la classica DVI. Lo vedete poi voi stessi, i bordi sono molto sottili e questo mi piace tantissimo, si presta anche a poter collegare un secondo monitor, avvicinarli e avere praticamente l'immagine perfetta senza i classici bordi che interrompono fin troppo l'immagine e vi danno sicuramente un ingombro fastidioso. L'unico grosso neo che ho trovato è stata la personalizzazione, perché il menu è gestito nel peggiore dei modi, ci sono praticamente 6 tasti per poter fare tutto. Però insomma, una volta impostato, quando avrete trovato la quadra, potrete lasciarlo così senza mai più toccarlo. Mi sono dimenticato di mostrarvi a video com'è nella parte posteriore, c'è un pannello completamente bianco con un logo immenso. Purtroppo le varie aziende ultimamente hanno questa mania di grandezza, loghi sempre più grossi. Non li avete sempre bellissimi loghi aziende? Per il resto non ci sono grosse personalizzazioni purtroppo a livello di movimento, rotazione e quant'altro, infatti potremo semplicemente inclinarlo leggermente. Però voglio dire, è sicuramente una cosa molto soggettiva. Vi ricordo comunque che tutti i prodotti di cui vi parlerò in questo momento li trovate qui sotto in descrizione, vi lascerò il link ad Amazon, in questo modo potrete informarvi meglio e magari, perché no, acquistarli. Se ve lo stesse chiedendo, sì, potete anche giocare con questo monitor, infatti il delay è di 4 millisecondi, direi praticamente più che accettabile per qualsiasi tipologia di gioco, a meno che voi non siate professionisti del settore, ma a quel punto sicuramente non punterete a questo tipo di setup. Passiamo poi alle periferiche, molto importanti, e in questo caso ci siamo basati praticamente su tutto quello che è wireless, così per rendere il desk setup super minimalista, pulito da qualsiasi ingombro. E cavi, come sapete, insomma, non sono il massimo, soprattutto se curate lo stile. Però in questo caso ho voluto metterci io un po' lo zampino, infatti non ho resistito a usare una tastiera meccanica. L'avete già vista su questo canale più volte ed è la Drevo Joyuse. Una tastiera Bluetooth che può funzionare tranquillamente anche tramite USB-C, cavo col quale tra le altre cose la caricherete, dalle caratteristiche veramente uniche. Infatti è una meccanica, slim, completa.
di tutti i tasti possibili e immaginabili, compreso tastierino numerico. Certo, questo ha portato anche a realizzare una tastiera molto compatta con tutti i tasti ravvicinati, ci vorrà un attimo ad abituarsi. Però sia il feedback sonoro che quello tattile ci sono e sono paragonabili a quello delle sorelle maggiori, ovvero quelle della corsa lunga. Da non sottovalutare poi la retroilluminazione, che è molto potente, può essere regolata di intensità, ma non solo. Potete scegliere anche giochi di luce vari, anche se il colore è soltanto bianco, non potete scegliere tra la classica scala RGB. Il mouse che abbiamo scelto è sicuramente molto particolare, infatti la copertura è in tessuto ed è un mouse di Rapu chiamato Fabric. C'è in due colorazioni, quella che vedete ora e anche una un po' più chiara. In questo caso non parliamo di Bluetooth ma di wireless, infatti c'è bisogno di un dongle che arriva comunque insieme al mouse. Insieme al mouse poi arrivano anche le batterie, quindi potrete utilizzarlo fin da subito. Non è certo un mouse pensato per il gioco, è un mouse pensato per il lavoro, non è gestibile dal punto di vista dei DPI e quindi della sensibilità, però va bene per tutto quello che è produttività. Sebbene sembri piccolo, in realtà anch'io con la mia mano, che insomma è di dimensioni notevoli, mi sono trovato benissimo. È preciso, comodo, funziona praticamente su qualsiasi superficie. L'abbiamo utilizzato sul legno vivo della scrivania di IKEA, però è sicuramente meglio qualora voi aveste un tappetino. L'unico piccolo neo, se devo trovarne uno, è la rotellina del mouse, che non è sempre precisa, ma come detto prima, non è il mouse per questo. È vero che utilizziamo computer, è vero che utilizziamo tablet, ma non facciamo mai a meno del nostro smartphone e normalmente non arrivano fino a fine sera. Quindi avere sulla scrivania qualcosa che ci aiuti a ricaricare il nostro telefono in comodità e senza grossi pensieri è fondamentale. In questo caso abbiamo optato per un caricatore wireless di Anker. Lo vedete in colorazione bianca, perfetto per questo setup, ma c'è anche in versione nera. È molto solido, si adatta praticamente a qualsiasi formato di smartphone. L'inclinazione non è regolabile, ma il suo minimalismo mi piace un sacco. Chicca sicuramente molto interessante, questo prodotto ha anche un sistema di raffreddamento, in questo modo non si scalda e non farà scaldare ovviamente nemmeno il vostro smartphone. Non possiamo ovviamente fare a meno della musica, ma non solo, dobbiamo anche riprodurre i video di YouTube, giusto? E quindi cosa c'è di meglio se non un bel headset? Voi sapete benissimo quanto io non ami le Parrot, ne ho parlato abbastanza male in passato, e sono ancora convinto che non siano certo il miglior acquisto per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Ultimamente però sono scese a 160-170 euro e a questo punto penso valgano la spesa. Infatti sono comunque un concentrato di tecnologie, dalla cancellazione del rumore fino alla gestione dinamica dell'equalizzazione. Poi c'è una cosa incredibile, sono estremamente fotogeniche, stanno bene sia in foto che in video senza alcun problema, infatti sono perfette lì dietro e possono essere abbinate a qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth. Grazie poi all'applicazione per smartphone potete personalizzarle come volete. Dal punto di vista qualitativo non sono niente male, sicuramente non sono al pari delle concorrenti come le Bose QC35, ma come vi ho detto ormai costano meno della metà, quindi fateci un pensiero. E visto che non avevamo uno stand per cuffie, per così dire, in stile con questo desk setup, abbiamo usato una lampada che ci è servita sicuramente a dare colore al tutto, ma è anche molto ma molto carina. Ed è la lampada di Inatec più famosa sicuramente del web. Praticamente qualsiasi youtuber ce l'ha. A illuminare il tutto, infine, delle strisce LED. Per quanto riguarda il monitor, ovvero il retro, si tratta di una striscia LED USB da 1,5 metri, che vi garantisce una scelta tra 8 colori differenti con 8 intensità diverse. Mentre la luce che vedete proprio nella lampada di cui vi ho parlato prima è una lampadina di Sateci RGB, gestibile direttamente dall'applicazione. Vi lascio ad ogni modo tutti i link qui sotto in descrizione. Ultima chicca finale, e questa è molto particolare, abbiamo anche scelto un oggetto per così dire di domotica, ovvero una presa di corrente gestibile dal nostro telefono e nel caso specifico abbinabile con HomeKit. Anzi, direi di chiamare l'assistente. La mia però non è virtuale. Ehi Siri? Spegni scrivania. Ed ecco fatto. Esattamente come l'abbiamo spenta possiamo riaccenderla. Ehi Siri? Accendi scrivania. Ok, la scrivania è accesa. La presa di corrente smart che abbiamo utilizzato si chiama Energy e fa parte di tutto il pacchetto di Elgato dedicato alla domotica, che è conosciuta col nome di Eevee. Come avete visto, tramite il telefono, quindi in questo caso HomeKit, Serena ha potuto comandare di spegnere il monitor in questo caso, ma potete collegarlo direttamente a una ciabatta dove avete collegato tutti i vostri dispositivi e semplicemente anche quando vi siete dimenticati, magari siete a letto oppure anche fuori casa, potete spegnere tutto. E con questo direi che concludiamo questo desk setup, io spero che vi sia piaciuto. Anzi, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, mi raccomando, perché tengo moltissimo al vostro parere. Vi ricordo nuovamente di passare dal canale di Serena, così potrete vedere anche un po' di dietro le scene per quanto riguarda questo desk setup, o meglio, perché ha scelto questi prodotti. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, trovate il link qui sotto in descrizione, perché lì vi aggiornerò di qualsiasi cambiamento di questo canale e anche delle novità. Direi che è giunto il momento di salutarci, come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video. Ehi Siri, spegni video.